I bambini lo sanno, l'acqua è vita e la terra ha sete e lo hanno cantato, scritto, hanno fatto disegni e video. 110 classi, oltre 1500 ragazzi hanno partecipato al concorso indetto dalla SASI. C'era una volta l'acqua che ha coinvolto anche le associazioni ambientaliste. Oltre 500 al padiglione di Lanciano Fiera per la premiazione. Gianfranco Basterebbe, presidente di SASI. Oggi è un momento di gioia con tantissimi bambini, insomma non può mancare il sorriso. Assolutamente, questi momenti ci fanno sentire veramente bene, che quotidianamente siamo costretti ad occuparci di grosse problematiche, ma è giusto che sia così. Questa occasione è una delle cose più belle che forse SASI ha messo in campo fuori dalle proprie attività ormai da 4 anni. Devo dire che siamo soddisfatissimi di questo successo che ha riscosso in tutti i comuni che noi gestiamo, che sono circa una novantina, con lavori veramente straordinari. Manuela Carlucci, una grande soddisfazione, lei ha ideato insomma questo progetto. Sì, sono molto soddisfatta. Noi abbiamo pensato di fare questo progetto perché la SASI si è voluta inserire con un piccolo contributo nell'ambito del cambiamento che l'Agenda 2030 dell'ONU ha pensato per le società mondiali. Quindi ci siamo inseriti in questo percorso con questa iniziativa e abbiamo pensato di coinvolgere le scuole, i ragazzi, i bambini, perché dalle giovani generazioni può nascere davvero un movimento che porti ad una maggiore consapevolezza. E noi riteniamo che attualmente le abitudini di consumo che abbiamo, l'uso smodato dell'acqua che facciamo nel mondo occidentale, non è sostenibile a lungo, non lo diciamo solo noi, lo dicono gli esperti e gli studiosi. Quindi abbiamo voluto sensibilizzare i bambini su questo argomento. I bambini riportano alle loro famiglie, quindi pensiamo che da qui possa nascere davvero la consapevolezza. E quest'anno c'è un bel progetto a caratterizzare questo concorso, un progetto che vede insieme SASI con l'associazione Progetto Etiopia Onlus. Abbiamo Angelo Rosato, presidente dell'associazione. In cosa consiste questa, diciamo, collaborazione? Ma intanto volevo ringraziare tutta l'amministrazione, il presidente della SASI che ci hanno invitato. La collaborazione semplice, spontanea, bella, genuina è quella di aver portato la targa dell'architetto Falconio di Aurelio in Etiopia, nel villaggio di Amuré, e proprio lì nascerà un pozzo dove ci sarà quest'acqua, dove lui è sempre stato immerso in questa fonte primaria di vita, e quindi lo ricorderemo in quell'occasione. Oggi faremo vedere un po' questo progetto.